Dio, creatore, origine della vocazione umana alla cura. In molte tradizioni religiose vi sono narrazioni che si riferiscono all'origine dell'uomo, al suo rapporto con il creatore, con la natura e con i suoi simili. Nella Bibbia, il libro della Genesi, rivela fin dal principio l'importanza della cura o del custodire nel progetto di Dio per l'umanità, mettendo in luce il rapporto tra l'uomo, Adam, e la terra, Adamà, e tra i fratelli. Nel racconto biblico della creazione, Dio affida il giardino piantato nell'Eden, Genesi 2:8, alle mani di Adamo con l'incarico di coltivarlo e custodirlo, come è scritto in Genesi 2:15. Ciò significa, da una parte, rendere la terra produttiva e dall'altra proteggerla e farla conservare la sua capacità di sostenere la vita. I verbi di coltivare e custodire descrivono il rapporto di Adamo con la casa giardino e indicano pure la fiducia che Dio ripone in lui facendo signore e custode dell'intera creazione. La nascita di Caino e Abele genera una storia di fratelli, il rapporto tra i quali sarà interpretato negativamente da Caino in termini di tutela o custodia. Dopo aver ucciso suo fratello Abele, Caino risponde così alla domanda di Dio: «Sono forse io il custode di mio fratello?» Sì, certamente, Caino è il custode di suo fratello. In questi racconti così antichi, ricchi di profondo simbolismo, era già contenuta una convinzione oggi sentita, che tutto è in relazione e che la cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia, dalla fedeltà nei confronti degli altri. Paragrafo ricco di spunti per la nostra riflessione che serve a modificare un po' il nostro stile, anzitutto rifacendosi al libro della Genesi, il libro della Bibbia, il primo libro che conosciamo abbastanza bene, e con queste pagine naturalmente allegoriche che non hanno valore scientifico, questo lo sappiamo, l'importanza che Dio ha creato tutto per il bene, che Dio ha creato tutto per l'umanità, che Dio ha creato perché l'uomo custodisse la terra che gli è stata data e custodisse anche i suoi fratelli. Non solo custodisse, ma coltivasse la terra, la faccia diventare produttiva, coltivare anche i rapporti con gli altri, perché diventi sempre più fruttuoso vivere in questo mondo, in questa terra, in questo nostro tempo. A volte ci dimentichiamo di questo. Coltivare e custodire il creato che ci è stato dato, e rispettarlo, il farlo diventare oggetto di lode al Signore e farlo diventare il luogo dove possiamo renderlo migliore per rendere migliori noi stessi e il dono che Dio ci ha dato. E il custodirlo perché è un dono che ci è dato da trasmettere agli altri. A volte, dimenticandoci anche della bellezza, dell'impegno, dell'ecologia, noi lo trasformiamo, anzi lo rendiamo banale, lo manderemo più brutto alle generazioni future se non abbiamo questa idea che anch'io devo coltivare questo mondo, devo coltivare questa terra e la devo custodire nel modo migliore con cui Dio me l'ha data. Ma non soltanto la terra, ma soprattutto chi abita la terra, ciascuno di noi. E allora l'invito alla fratellanza, al prendersi cura degli altri, non sono frasi che vanno di moda adesso perché Papa Francesco ce lo ricorda spesso, ma il ricordarci che siamo tutti nella stessa barca, che siamo tutti responsabili gli uni degli altri, vuol dire allora amare l'altro per quello che è, amare la giustizia che non è la giustizia secondo me, ma la giustizia secondo Dio che ci rende più belli, più simili a Lui. Il coltivare la fedeltà nei confronti degli altri non è sfruttare l'altro, ma tenerlo come colui che può realizzare meglio me stesso e può dare un volto nuovo a questa terra. Noi cristiani siamo chiamati a portare avanti questa cultura della cura, soprattutto perché Dio è creatore. Il credente sa che fa riferimento a questo. E allora domandiamoci: che cosa posso fare io concreto nella terra in cui vivo, nella mia famiglia, nella mia comunità, nel gruppo dei miei amici? Cosa posso fare per custodire questo dono? Anzitutto ringraziare il Signore e rispettare tutto ciò che ci sta attorno, a partire dall'altro. Sono forse io custode di mio fratello? La frase, cioè, non me ne frega niente di quello che viene di mio fratello perché posso fare altro. No, certo, tu sei
custode tuo fratello. Ti verrà reso conto anche a te quanto tuo fratello può essere capace di dare e di essere in questo mondo. Che il Signore ci aiuti ad aprire gli occhi su questa realtà.